amici e amiche di TV City, bentrovati in una nuova puntata di Kick Off, la rubrica di calcio internazionale, per dare uno sguardo a quello che succede in Italia, in Europa e nel mondo. In questa puntata torna protagonista il calcio femminile con la nuova UEFA Women's Nations League, il torneo che ricalca fedelmente il torneo maschile, che vede la presenza delle nazionali europee suddivise in varie leghe. Cominciamo dalla Lega A, la lega principale, che vede la presenza di 16 nazionali suddivise in 4 gruppi di 4 squadre. Un regolamento molto semplice: le squadre classificate al primo posto di ogni girone si qualificheranno alla Final Four dell'anno prossimo, le squadre nate seconde invece resteranno in Lega A. Le squadre che si classificheranno al terzo posto invece spareggeranno con le seconde di Lega B, mentre le squadre arrivate all'ultimo posto retrocederanno direttamente. Vediamo la composizione dei gironi, cominciando dal gruppo 1, che vede la presenza dell'Inghilterra, dei Paesi Bassi, del Belgio e della Scozia. Il gruppo 2 invece ci sono Francia, Norvegia, Austria e Portogallo. Il gruppo 3 vede la presenza della Germania, della Danimarca, dell'Islanda e del Galles, mentre il gruppo 4, quello dell'Italia, del neo CT Andrea Soncin, vede la presenza della Svezia, numero 1 del ranking europeo, la Spagna, campione del mondo, e la Svizzera, che anch'essa ben figurato all'ultimo mondiale, quindi un girone molto competitivo, molto complicato per le azzurre. Andiamo alla Lega B, che è molto simile alla Lega A, 16 squadre suddivise in 4 gruppi da 4, le squadre che vinceranno il loro girone saranno promosse in Lega A. Le squadre arrivate seconde, come detto in precedenza, spareggeranno con le terze di Lega A, mentre le squadre arrivate al terzo posto, su 4 le migliori 3 spareggeranno con le squadre arrivate seconde in Lega C, mentre la peggiore retrocederà direttamente insieme alle 4 squadre che si classificheranno all'ultimo posto, per un totale di 5. Tra poco vedremo il perché. Il gruppo 1 della Lega B prevede Irlanda, Irlanda del Nord, Ungheria e Albania. Il gruppo 2, Finlandia, Romania, Slovacchia e Croazia. Gruppo 3 con Polonia, Serbia, Ucraina e Grecia. Il gruppo 4 con Cecchia, Slovenia, Bosnia e Bielorussia. Andiamo alla Lega C, una lega composta da 5 gironi, 4 di 4 squadre e 1 di 3 squadre. Le 5 vincenti saranno promosse in Lega B, ecco perché dalla seconda lega ne retrocedono 5, mentre tra le 5 squadre arrivate seconde, le migliori 3 spareggeranno con le 3 rimanenti terze di Lega B. Andiamo a vedere il gruppo 1, che è composto da Malta, Moldavia, Lettonia e Andorra. Il gruppo 2, Turchia, Lussemburgo, Lituania e Georgia. Gruppo 3, Azerbaijan, Montenegro, Cipro e Faroe. Gruppo 4, Israele, Estonia, Kazakistan e Armenia. E il gruppo 5, composto da solo 3 squadre, Macedonia del Nord, Kosovo e Bulgaria. Di tutto il continente europeo non sono iscritte le federazioni di Gibilterra, Liechtenstein e San Marino per una mancanza di nazionale femminile, mentre è esclusa, come sapete, la Russia da tutte le competizioni sportive. Il torneo è già iniziato da qualche giorno e vedrà la sua conclusione il prossimo 28 febbraio del 2024, con la finale che decreterà la vincente di questa prima edizione di Women's Nations League. Bene, con questo è tutto, con questa puntata di Kick Off. Come sempre, se volete, potete scrivere nei commenti dei suggerimenti. Vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao!